Bentrovati, bentrovati a una nuova puntata di 91esimo minuto, una puntata particolare di 91esimo minuto. Seguiremo, infatti parleremo come al solito di tantissimi argomenti, calcio locale, ma parleremo, vi terremo aggiornati anche sul risultato di Roma-Milan che inizierà alle ore 21. Non c'ero la settimana scorsa, mi ha sostituito alla grande, tra l'altro, Sonia Bertino che, diciamo, dopo aspettando il weekend il suo debutto anche al 91esimo minuto, per motivi di forza maggiore non c'ero, potremmo dire per motivi di forza minorenne più che per forza maggiore, ma rieccomi qui e quindi quest'oggi parleremo appunto del calcio a 360 gradi. Grandi e numerosi ospiti questa sera, andiamo a salutarli. Il sindaco di Pato, sindaco. Buonasera a tutti e grazie per essere stato invitato. E poi andiamo a salutare, già lo abbiamo visto, naturalmente uno dei massimi dirigenti della compagnia portuale, non solo calcio ma proprio della cooperativa compagnia portuale, nonché ex giocatore altissimi livelli come Patrizio Scilipoti. Ben trovato, Patrizio. Ben trovato, altissimi, sei stato Altissimi troppo, livelli cioè, per il calcio. Troppa grazia. Per il calcio che seguiamo, altissimi livelli, diciamo a Santa Marinella ancora hai lasciato tanto affetto, diciamo che continua a inseguirti, possiamo dire così? Perfetto. Poi andiamo a salutare invece nello studio 2, noi parliamo di eccellenza, promozione, prima e seconda categoria, ne parliamo poco per quanto invece dovremmo parlarne, stasera daremo ampio spazio alla Lumiere, infatti abbiamo sia il tecnico Fabio Secondino che il direttore sportivo Giovanni Sgamma, eccoli trovati, che stanno dialogando, probabilmente ancora non ci sentono perché devono ancora microfonarli, ma già li vediamo. Torniamo in studio perché abbiamo anche in redazione invece, tra poco dovremmo avere i nostri colleghi, questa sera tra l'altro ci terranno aggiornati, chiedo alla regia di togliermi l'audio dello studio 2 che entra appunto, noi ricordiamo siamo qui in diretta, andiamo un attimo in redazione dove dovremmo trovare, tra poco dovremmo vedere sia Alessandro Ferri che Matteo Corona che Simone Dell'Uomo. Eccoli qua, ben trovati. Prima partita perché tra poco inizia Roma-Milan, quindi siamo qui abbigliati a dovere. Ecco, li vediamo infatti già con le rispettive magliette. Simone senza maglietta, lui lo sappiamo, è un tifoso del Tottenham, e quindi non era a disposizione la maglietta del Tottenham. Poi ci parlerai anche del Tottenham, Io Simone. sono in silenzio stampa, Luca, dopo ieri. Sono in silenzio stampa proprio come il Civitavecchia Calcio. Perfetto, perfetto. Allora, andiamo però a entrare nel discorso eccellenza. Ci sono giocate diverse gare. Partiamo dal Civitavecchia Calcio. Ci sono state le dimissioni di Caputo, le abbiamo date a Mecena TV. Dopo vi faremo sentire anche l'intervista esclusiva proprio all'ex tecnico del Civitavecchia. Ma prima partiamo dalla sfida, la capolista SFF Atletico del Civitavecchia Calcio. Una partita che ha visto soccombere il Civitavecchia malamente, ma andiamo a vedere come si è sviluppata la partita. Va in scena il match di cartello della giornata che vede la capolista SFF Atletico affrontare il Civitavecchia del neotecnico Paolo Caputo. Passano 2 minuti e Nanni impegna Somma, costretto a rifugiarsi in angolo. All'ottavo Garat si infortuna ed è costretto a lasciare il terreno di gioco. Al suo posto entra Samuele Cerroni. Al 20esimo però l'Atletico passa in vantaggio, ha solo Di Nanni che recupera il pallone dopo un errore enorme di Iacomelli e batte Somma. Passano 3 minuti e Tornatore raddoppia, la difesa lo fissa mentre si libera e calcia in porta. Al 25esimo Merino ci prova ma Nota blocca agevolmente. 2 minuti dopo Rocchi chiude dal limite impensierendo Somma. Al 31esimo Scudieri cerca Cerroni ma non lo trova. Sulla ripresa del gioco Vegnaduzzo ruba un pallone e col diagonale sfiora il gol che avrebbe riaperto la gara. Al 34esimo il direttore di gara annulla un gol a Cerroni per fuorigioco. Si
situazione che si ripete anche al primo minuto di recupero, scatenando le ire dei tifosi. La ripresa si apre ancora con Nanni che dopo due minuti va vicinissimo alla 3-0 facendo sfilare la sfera al lato. Al quinto Somma si supera su Matteo con un grande intervento. 10 minuti più tardi però stoppa un pallone magistralmente e cara il tris per i suoi. Il Civitavecchia non ci sta e riparte alla grande, Gravina salta tutti e viene steso in area. È rigore. Sul dischetto va Vegnaduzzo ma spiazza nota, riaprendo la gara almeno fino al 33esimo, quando ancora Nanni, stavolta in contropiede, si inventa un gol pazzesco che chiude definitivamente i giochi. Nel finale poi c'è il tempo per l'autorete di Gravina, ma ormai non c'è più niente da fare. È un 5-1 inappellabile, una sentenza che spinge il Civitavecchia a meno 11 dalla vetta e che costringe Caputo ad un esordio in salita in un campionato che sta sempre di più scivolando dalle mani dei nerazzurri. E quindi abbiamo visto il Civitavecchia, diciamo, abbiamo visto com'è andata questa gara in cui l'Atletico, che diciamo in casa anche fuori, sta dimostrando di essere veramente una squadra veramente difficile da affrontare. La CPC l'ha battuta in casa, anche Toffa fece una buona gara, ma poi alla fine riuscì a portare a casa la vittoria. L'Atletico invece è Civitavecchia, diciamo con una difesa sperimentale e priva del suo capitano Luciani, che aveva lasciato la scorsa settimana per impegni di lavoro dovuti ad alcuni allenamenti spostati dal sabato al venerdì e che quindi non gli rendevano possibile l'attività professionale. Invece sembra appunto che dopo le dimissioni di Caputo siano coincise con lo spostamento di alcuni allenamenti e quindi Luciani verrà reintegrato nel Civitavecchia Calcio. Io riandrei, prima di salutare intanto Alessio Vallerga che è arrivato nella nostra regia, riandrei un attimo da Alessandro Ferri che ha seguito appunto la sfida del Civitavecchia Calcio in quel di Fregene per sentire un po' com'è andata questa gara, soprattutto l'approccio che ha avuto il Civitavecchia a questa gara. Alessandro. Beh, Luca, ieri abbiamo visto una partita abbastanza delineata fin dai primi. Il Civitavecchia non è mai stato concretamente pericoloso se non in un paio d'occasioni con Vegnaduzzo nel secondo tempo e nei momenti in cui Cerroni è entrato, Cerroni che non era nei piani di Caputo, dell'ormai ex allenatore del Civitavecchia, perché c'era Garat titolare che si è infortunato dopo sei minuti, insomma. Cerroni là davanti ha fatto il suo, aveva giocato il giorno prima 90 minuti con gli juniores, quindi ha giocato 170 minuti grosso modo in due giorni, però Civitavecchia ha giocato veramente male, quindi gli sta, come ho detto, come c'era nel servizio, insomma come era scritto nel servizio, sta veramente scivolando dalle mani del Civitavecchia questo campionato che deve ritrovare un po' di pace in tutti i sensi. Allora, mi fa difficile sentirti parlare in maniera così seriosa, sei vestito come Massimo Boldi in Fratelli d'Italia, diciamo, quindi diciamo, mi riesce anche quello, insomma, no, insieme anche a Matteo Corona nelle parti invece degli altri due attori. Bene, allora abbiamo introdotto questo discorso del Civitavecchia Calcio, poi parleremo appunto anche di quello che è successo relativamente a Caputo con l'intervista esclusiva a Caputo, ma prima andiamo a vedere invece la CPC che ha fatto contro il Ladispoli in casa al Fattori, una buona partita della CPC, ma poi alla fine il Ladispoli è passato. Al Fattori si gioca la 15ª giornata del campionato di eccellenza laziale, girone A tra CPC e Ladispoli. Castagnari, che aspetta l'arrivo di Blasi e il ritorno di Ponzio, è costretto ad alcuni accorgimenti tattici per l'assenza di Boriello. Gli avversari, come al solito, si affidano ad un tridente a trazione super offensiva, composto da Toscano, Rocchi e Bertino, con Marvelli che supporta tutti i reparti. Dopo una prima fase di studio, dove è più la compagnia a prendere l'iniziativa, al decimo i padroni di casa si fanno sorprendere con l'assist di Rocchi per Toscano, che dopo un taglio da manuale nella difesa avversaria batte Chessa, sbloccando così la gara. Un minuto più tardi c'è la risposta dei portuali, lancio su Ruggero che si libera dell'avversario con un bel gesto tecnico, ma conclude alto. Al 20esimo la Roia ci riprova in tutti i modi, prima Loaso non arriva per un soffio su un bel pallone messo in mezzo, poi è il turno di Franceschi che entra in area di rigore e viene atterrato non riuscendo a concludere.
L'arbitro però non fischia fallo di rigore. Dopo queste due azioni da gol, la CPC continua a spingere con Ruggero che compie un tiro cross da posizione defilata. La palla però sembra non voler entrare. Il Ladispoli ha molta qualità, tuttavia la CPC vuole il pareggio e si vede. Infatti al 31esimo sugli sviluppi di un corner Bevilacqua mette in mezzo il pallone per Caforio che pareggia i conti dopo il gol vittoria di Tor Bella Monaca. Al 39esimo si fanno rivedere gli ospiti con Rocchi, il suo tiro va fuori di poco. La prima frazione di gioco si chiude sull'1-1. Il secondo tempo riparte forte dopo alcuni pericoli creati soprattutto da Ruggero. Al quinto Marvelli effettua un bel tiro che però finisce alto sopra la traversa. Al nono i rossoblù si portano ancora in vantaggio con Rocchi che dopo aver lavorato il pallone batte Chessi. Al 24esimo Ruggero prova a sorprendere Agostini. Il portiere in spaccata risponde. Due minuti dopo, sul ribaltamento di fronte, Bertino si inserisce bene, trovando il gol del 3-1. Successivamente viene espulso Giovani, che era subentrato nel primo tempo a Giambi per alcuni problemi fisici. Al giocatore viene estratto il rosso diretto, scelta discutibile. Al 46esimo, Ruggero trova un bel gol con la testa che accorcia le distanze. Nel finale la CPC ci prova fino all'ultimo, inserendo anche Di Gennaro. Tuttavia gli ospiti riescono a portare a casa un'importante vittoria per il secondo posto. E allora abbiamo visto anche le immagini della compagnia portuale, tra l'altro presente allo stadio c'era Alessio Vallerga che ci ha raggiunto, appunto andiamo a salutarlo in regia a fianco a Riccardo De Paola e Aldo Schifano, ben trovato Alessio. Grazie Luca, buonasera a tutti quanti, buonasera agli ospiti e buonasera ad Aldo e Riccardo che sono qui in regia. Allora Alessio, ci puoi fare un commento invece della compagnia portuale, questa sconfitta? Abbiamo visto ennesimo errore difensivo, soprattutto sul primo gol, una mancata scalata, comunque un gol che magari lo scorso anno non avrebbe preso la CPC. Lo scorso anno non lo avrebbe preso anche perché non ha incontrato squadre del livello della Dispoli, questo è sicuramente uno dei dati. L'altra osservazione è che pur giocando peggio rispetto a domenica a Tor Bella Monaca contro il Montecelio, però i rossi non hanno approcciato così male alla partita. Dispiace perché è un Ladispoli che non è sembrato così forte, una squadra così performante, eppure tre errori in difesa, due in particolare, quelli che hanno regalato poi il 2-1 e il 3-1 sono stati quelli che hanno pesato maggiormente, quindi c'è un problema in retroguardia e stavolta però ecco va dato atto alla squadra che ha avuto la capacità comunque di, nonostante le difficoltà, di versarsi in avanti e di cercare almeno il pareggio. Poi il pareggio non è arrivato, però almeno rispetto a quanto è successo in altre occasioni stavolta c'è stata la volontà di provarci. Questo è l'aspetto più importante, forse non era questa la gara da vincere, però lo confermeranno sia il sindaco Landi che Patrizio Scilipoti, la partita quella veramente importante è domenica allo Scoponi, quando ci sarà lo scontro diretto tra Tolfa e CPC. A proposito di Tolfa, tu segui anche il Tolfa, com'è andato questo pareggio Vigor Acqua Pendente Tolfa Calcio? Abbiamo tratto sul touchscreen, abbiamo il tabellino un po' di tutta questa giornata del campo. Con gli occhi del prepartita poteva anche essere un buon risultato, lo è diventato anche in funzione poi dello sviluppo della gara stessa, con il vantaggio del solito compagnucci. Dario sta attraversando un momento veramente di gloria. Poi invece Mello, l'attaccante italo brasiliano degli Acquesiani, si è fatto vedere, ha segnato due reti, ha ribaltato questa situazione. C'è stato un calo netto, come ha confermato poi, come mi ha detto Fabrizio Ercolani ieri, e salvo poi la rete di Montironi di testa che ha un po' rimesso le cose a posto. Si esce indenni da un campo difficile, anche se quello dell'ultima in classifica, però è un pareggio che tutto sommato va salutato positivamente, perché così continua la striscia di risultati utili della squadra di Ercolani. L'allenatore voleva portarla a casa, ha fatto di tutto per portarla a casa, però insomma per come si è sviluppata la gara alla fine ci si può anche accontentare. Poi abbiamo anche le immagini del Crecas che appunto è andato a vincere
per 4-1 in casa contro l'Atletico Vescovi, una squadra che molti team del comprensorio conoscono molto bene, chi l'ha affrontata in eccellenza, chi in promozione. Queste immagini del canale proprio del Crecas che dà la possibilità di rivedere questi gol, il gol di Gallaccio. Comunque il Crecas è una formazione che, anche vedendo la classifica, punta costantemente sia alla Valle del Tevere, che ha pari merito al secondo posto a 31 punti, che l'Atletico, che invece è a 36 punti, poi inseguiti proprio dalla Dispoli, che a 29, invece è sceso di uno scalino il Civitavecchia, sempre quinto, ma a 25 punti, quindi a 9 punti di distanza dell'Atletico. Una partita, questa, del Crecas contro l'Atletico Vescovio, che non ha avuto mai praticamente storia. Prima abbiamo introdotto tra l'altro anche il discorso del derby che ci sarà proprio la prossima settimana, Tolfa CPC, e che seguiremo naturalmente e che vi faremo vedere davvero nei particolari. Ne parleremo tra poco anche con il sindaco Landi e con Patrizio Scilipoti. Dovremmo avere anche le immagini, chiedo al nostro Riccardo De Paola, riguardo questo derby che c'è stato tra l'Eretum e Real Monterotondo, 1-0, poi il risultato. Tra poco vedremo anche qualche immagine relativo a questa partita. Eccola qui, vedete proprio da bordo campo che c'è stata e che comunque ha visto poi alla fine l'Eretum vincere per 1-0, le due squadre che sono a centro classifica, il Real Monterotondo Scalo a 16 punti insieme al Tolfa al 13esimo e 14esimo posto, mentre l'Eretum a 19, quindi 3 punti in più, proprio scaturiti da questa vittoria nel derby. Per quanto riguarda poi le altre formazioni, vediamo il Monteceglio decimo a centro classifica, così come Mister Amici voleva, a 18 punti, la Boreale anche 18 punti, ma vediamo una classifica verso il basso che va dalla Compagnia Portuale, che a 12 punti, passando fino all'Eretum che è 19, mentre Alessio Vallerga tenta di uccidere praticamente il nostro tecnico con un microfono, ma credo che stiano bene entrambi. Alessio, diciamo, è salvo sia Riccardo che Aldo? Sì, te li lascio sani e salvi, è solo caduto dal supporto e ci ha sorpreso un po' tutti, soprattutto Aldo si è spaventato, però nonostante il microfono sia pesante, un potenziale corpo contundente, un'arma bianca, però sono tutti e due salvi oggi. Perfetto, perfetto. Allora, andremo a sentire tra pochi istanti l'intervista esclusiva a Paolo Caputo, ma prima andiamo a salutare i rappresentanti della Lumiere dallo studio 2, sia Secondino che Sgamma, che adesso dovrebbero sentirmi, sono stati microfonati, aperto l'audio. Intanto ben trovati al 91esimo minuto. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera, dopo parleremo anche della Lumiere, parleremo di questo campionato che state facendo e commenteremo con voi appunto il campionato di prima categoria e poi naturalmente spunti anche nell'eccellenza e anche per quanto riguarda la Serie A. So che anche tra di voi c'è qualche tifoso della Roma, se non mi sbaglio, giusto? Eh sì. Ecco, sono stato informato dalla nostra Marta di Pietrantonio, informatissima su Allumiere, che dopo ci farà visita. Bene, è arrivato il momento di andare a sentire l'intervista esclusiva a Paolo Caputo, che si è dimesso proprio quest'oggi. Andiamo a sentire cosa ha detto, intervistato proprio da Sonia Bertino. Mister Caputo, arrivato alla Civitavecchia martedì, arrivano adesso le dimissioni. Che cosa è successo? Dopo tante valutazioni ho constatato che non ci sono i presupposti per andare avanti, almeno con me. Il mio modo di lavorare è diverso da quello che forse altri pensavano. Io non intendo così interrompere il rapporto, ringrazio i tifosi che mi sono stati vicino dal primo istante, sono sempre stati così carini, così calorosi nei miei confronti, e l'unica cosa che mi dispiace è avergli ripagati e avergli dato delle soddisfazioni, però è sempre bene che prendersi le proprie responsabilità, e io credo che in questo momento non posso continuare, anzi è quello che ho comunicato alla società, continuare il rapporto con Civitavecchia Calcio. Allora, queste le parole di Caputo. Andiamo a sentire un attimo in redazione Matteo Corona, che ha seguito tutto il Civitavecchia Calcio, perché quello che è accaduto, anche se sembra una vita che è iniziata la stagione, ma in realtà sono appena 3 mesi, ma è iniziata la stagione
con Staffa, poi c'è stato l'esonero di Staffa e la squadra affidata a Carmelino, poi l'esonero di Carmelino e l'ingaggio mai ratificato, possiamo dire così, a Pascucci. Dopodiché, dopo il post Pascucci, è stato il ritorno di Staffa, l'esonero di Staffa, l'arrivo di Caputo e adesso le dimissioni di Caputo. Matteo, ma c'era nell'aria qualcosa tra spogliatoio, dirigenza e Caputo che magari avevi percepito? Guarda Luca, innanzitutto hai raccontato benissimo la vicenda, una storia infinita praticamente quella dei tecnici quest'anno al Civitavecchia. Nell'aria al momento non c'era niente, anche perché era da pochissimo che Caputo si trovava sulla panchina civitavecchiese. Ricordiamo che ha avuto il tempo solamente di esserci per due partite, la gara di Coppa e la gara in campionato, che poi ieri Alessandro ha seguito. Il Civitavecchia ha perso per 5-1, però certamente lo capirebbe qualsiasi persona, non è colpa di Caputo della sconfitta e del pareggio, anche perché il tecnico ha avuto pochissimo tempo per lavorare. Adesso c'è la paura che veramente il Civitavecchia non possa neanche agguantare i playoff, perché comunque tutte queste vicende, così chiamiamole extra calcistiche, possono avere ripercussioni sulla squadra. Tra l'altro adesso bisognerà verificare se Umberto Carmelino poi rimarrà effettivamente lui come primo allenatore o se addirittura verrà chiamato un altro tecnico. Poi bisognerà vedere anche Carmelino, anche un discorso diciamo inerente al rapporto con la società, perché comunque di fatto Carmelino è stato sostituito già a suo tempo dopo alcuni risultati, dopo due partite se non mi sbaglio che erano state fatte. Tra l'altro è chiaro a Riccardo di invertire un po' la nostra scaletta, abbiamo anche l'intervista al tecnico dell'Atletico che parlava bene del Civitavecchia Calcio, anche presagiva un ottimo girone di ritorno con Paolo Caputo alla guida della squadra. Andiamo a sentire che cosa ha detto il tecnico dell'Atletico. Mica buona per noi, però come dicevo prima il campionato è lungo, sappiamo che ci sono sorprese. La prima insidia l'avremo già domenica a Atletico Escovio, che è un avversario in questo momento importante, su un campo ostico per noi, perché non è facile giocarci per dimensioni e per qualità dell'avversario. Dove importanti De Vincenzi in primis, amici, e io ho grande rispetto per tutti. Ovviamente siamo una squadra che punta a vincere il campionato e cercheremo di presentarci con i dovuti attributi. Oggi è una vittoria importante per noi perché ci dà delle certezze, ci dà delle consapevolezze e ci permette di recuperare giocatori. Oggi ha fatto una partita importante Mirko Matteo per gli ultimi tre anni, che era andato un po' nel dimenticatoio di tutti, non mio, che quando me l'hanno proposto ho accettato subito di averlo con noi. È un ragazzo che ha fatto il calciatore vero, e poi negli ultimi anni però ha fatto la promozione. Oggi ho visto che è una settimana che si allena con noi, non hai 90 minuti, però oggi ha fatto una partita importante e adesso con quello che è successo ha fatto una gran partita, riesce a lavorare serenamente, più con più convinzione, più consapevolezza. E a noi, per noi è un giocatore importante, perché in questo momento, avendo perso Morini per penso un altro mese e mezzo, anche Pompei è fuori, recupererà se Dio vuole per gennaio, per domenica recuperiamo Giovanni Esposito, che per noi è un giocatore importante. Però oggi lo sapevamo che Casavecchia avrebbe fatto una gran partita, fermo restando che anche lui è arrivato in settimana e niente, noi siamo contenti. Oggi il 5-1 è roboante, però come ho detto prima, la Vecchia secondo me ha fatto una buona partita, ha provato a giocarla. Magari poi il doppio vantaggio Narni Tornatore li ha un po' demotivati. Lo sapevamo che magari da quello che sappiamo, insomma, delle nostre informazioni, qualche secondo tempo calano un po', però è una squadra importante, grande rispetto. Loro faranno un grandissimo giorno di ritorno, perché poi avranno tempo per lavorare adesso e reperire al meglio i concetti di mister Caputo, che è un tecnico importante e che secondo me farà fare a Civitavecchia un bel giro di ritorno. E quindi è una squadra importante, ragazzi, cioè è una squadra che ci ha lavorato Vegnaduzzo, Garat, poi anche loro recupereranno dei giocatori, perché oggi vanno fuori i Bricchetti. Penso che non mi va di guardare in casa d'altri, perché preferisco pensare a mio, però voglio dire, l'avversario va rispettato,
lo faccio sempre, comunque ho grande considerazione e preferisco temere sempre tutti, perché penso che sia aver considerazione degli altri è una cosa che mi hanno insegnato. Io vado avanti per la pezzata. Poi è naturale che rispetto a loro oggi abbiamo 11 punti di vantaggio, siamo avanti, però ripeto, Civitavecchia, io oggi ho visto un Civitavecchia che soprattutto nel primo tempo ha cercato di giocare, hanno le qualità con Merino, con, no, poi sai, adesso c'è anche la finestra di mercato, bisogna vedere tutti, anche noi stiamo cercando qualcosa, perché oggi eravamo in 16 contati, perché abbiamo accettato che i ragazzi che preferiscono avere più spazio, perché qui si sentivano un po' chiusi, o magari pur stando qui per vincere un campionato preferiscono altre piazze, abbiamo lasciati andare senza problemi, però magari altri giustamente invece non lo fanno perché dicono ci vediamo il 17, e noi invece oggi avevamo due ragazzi della Juniores, però ripeto, sono scelte societarie che vanno anche queste rispettate, quindi io mi adeguo, e quindi la vittoria di oggi vale doppio, questo sì. Un'ultima domanda, mister, in tribuna abbiamo visto Luca Pugliese, guardava la partita, il ragazzo proveniente dalla prima Frosinone, era qui a vedere la partita oppure magari chissà potrebbe aiutarvi? No, Luca Pugliese sta con noi, solo che Luca Pugliese viene dal Frosinone, ragazzo 98 che noi ci abbiamo creduto, l'abbiamo andato a cercare, poi qui c'è anche il discorso che c'è una collaborazione col Frosinone, però Luca Pugliese è un professionista, ha giocato nei professionisti e come voi sapete è tesserabile da gennaio, quindi dell'Atletico è un ragazzo che starà con noi, però ci vediamo con lui la partita dell'otto con la Valle del Tevere, prima non è utilizzabile, però già buoni 20 giorni che si allena con noi e verrà con noi. Allora, avete sentito il tecnico appunto dell'Atletico come... Luca? Sì, Alessandro, mi chiede allora, la linea. Mentre andava l'intervista a Scudieri, sì. Io e Simone Dell'Uomo ci siamo divertiti un attimo a vedere nella storia del calcio professionistico quanti sono gli allenatori che sono durati meno di quanto è durato Paolo Caputo sulla panchina del Civitavecchia. Quanti? Allora, Zé Maria al Sea Laul è durato 5 giorni. Sì. Marcelo Bielsa 2 giorni alla Lazio. Attilio Tesser 1 giorno al Cagliari. Leroy Rosigno era al Torquay 10 minuti perché mentre rispondeva alla conferenza stampa è cambiata la società e l'hanno esonerato durante la conferenza stampa. Ma il migliore è Ivalo Pitev dell'Evski Sofia, che è stato cacciato dai tifosi durante la presentazione. Questi sono gli allenatori sono stati meno di Paolo Caputo a Civitavecchia nella storia del calcio professionistico. È vero, va detto che però sempre Pascucci a Civitavecchia diciamo si è dimesso prima ancora di firmare il contratto. Quello è un record difficile da mantenere. Diciamo la stampa, vediamo Civonline.it, la vecchia cade a pezzi, addio Caputo, questo è il titolo di Civonline che dà appunto in questo momento e che un po' spiega la situazione. Tra l'altro prima l'intervista Alessandro è stato bravo a fare quella domanda su classe 98 dell'Atletico, perché si apre la finestra di mercato, poi i tesseramenti da gennaio e la notizia appunto del tesseramento di un classe 98 che viene dal professionismo, che viene dalla Serie B, che viene dal Frosinone, quindi Atletico che va a investire lì dove la scelta è più difficile, ossia tra gli under, mentre chi cerca tra i senior va a occupare e a condividere sempre quei 7 posti su 11 dedicati ai senior, mentre gli under spesso vengono presi dalle giovanili interne al proprio comprensorio. Invece l'investimento fatto dall'Atletico, che punta a vincere il campionato, è proprio sugli under. Perché Pugliese veniva dalla Dispoli, è stato chiamato l'altro anno al Frosinone, ha giocato un campionato di Serie A in primavera col Frosinone giocando molto, ha compiuto 18 anni nel corso dell'altro anno del 2016 e quindi gli è passato il contratto da professionista, altrimenti poteva essere tesserato subito, ma per delle manovre burocratiche, essendo diventato maggiorenne, ha dovuto firmare un contratto da professionista e quindi è tesserabile a gennaio. Per dire, Donnarumma, se volesse andare a giocare in eccellenza, cosa impossibile, potrebbe giocarci ora perché non ha contratto da professionista, appena farà 18 anni invece diventerà professionista. Esattamente, però un attimo per tenere la differenza tra un Lievi che magari faceva un campionato provinciale e chi faceva magari la primavera di una Serie A, questa è un po' per fare una piccola comparazione. Cambiamo un attimo argomento, parliamo di compagnia portuale. Prima di parlare di CPC con Patrizio Ciripoti, una situazione come quella del Civitavecchia con tanti cambi di allenatori in carriera, Patrizio, te l'ha mai capitata? No, sinceramente no, è difficile una situazione del genere. È da anni, insomma, che purtroppo capitano queste cose. Non è che
insomma, sono capitate come quest'anno, perché quest'anno ci sono stati repentini cambi di allenatore, come dicevi tu prima. È chiaro che ci sono delle difficoltà a livello societario, evidentemente, e umanamente parlando mi dispiace per Paolo Caputo, perché al di là dell'essere l'allenatore è anche un grande amico. E appena è stato nominato ho avuto subito un po' di timore verso la sua persona, perché temevo che potesse andare a dare male o avere qualche problema. Non pensavo così, sinceramente, perché non pensavo così. Chiaro che da Civitavecchiese dispiace che Civitavecchia comunque abbia di questi problemi. Purtroppo è da troppo tempo che ne ha di questi problemi. Cioè, secondo il mio punto di vista, Civitavecchia non deve varcare campi d'eccellenza, non deve varcare campi di Serie D. Civitavecchia merita il professionismo. Parlando invece di Compagnia Portuale, a livello tecnico, tattico, ti aspettavi certi errori che sono arrivati anche in questa partita? Allora, noi i nostri errori li conosciamo, li sappiamo, e il mister ci lavora tutte le settimane in allenamento e cerca di migliorare laddove serve, laddove è possibile. Sinceramente non ho mai visto, se non con la Strea, anche perché poi per vari motivi sono andato solo alla Strea fuori casa, e lì avevamo perso 3-0, era la seconda partita, se non sbaglio, e avevamo proprio non giocato male contro la Strea. Poi tutte le partite, soprattutto quelle in casa, noi a mio giudizio ce la siamo giocata con tutti. Non ho visto, se poi dopo andiamo a vedere, proprio per dire, per esempio, la partita contro l'SFF che abbiamo vinto, e facciamo una distinzione con tutte quelle altre partite, le altre partite che abbiamo giocato in casa, vediamo che comunque può essere solo un problema a livello psicologico. Perché? Perché se vinci, e non era stata una partita storta per l'SFF quel giorno, anzi era stata una gran partita giocata da noi, vinci con una squadra che comunque è prima in classifica con 36 punti, se non sbaglio, le altre le puoi vincere tutte, compresa quella di ieri. Purtroppo qual è la problematica? La problematica è che noi prendiamo troppi gol, e prendendo troppi gol ovviamente per vincere una partita ne devi fare tanti. Infatti non è che poi dopo dici i gol non li fai, i gol li fai, è solo che ne prendi sempre tre. E quello è il problema, è un problema che poi dopo ovviamente dobbiamo limitare, o perlomeno magari, questo ce lo auguriamo tutti, far sparire del tutto, perché per raggiungere la salvezza, insomma, c'è da lavorare in quel senso. Allora, tra l'altro dopo torneremo sulla CPC. Invece, per quanto riguarda il Tolfa, sindaco Landi, c'è stato un inizio di campionato difficile, probabilmente dopo lo scorso anno, un campionato in cui avete navigato ai vertici del campione d'eccellenza, poi c'è stato il cambio allenatore, l'addio di Mirko Bentivoglio, un inizio difficile, abbiamo avuto anche telefonicamente intervistato in cui diceva appunto lei, dopo le prime giornate, è un campionato difficile, noi cercheremo comunque di dare il meglio. Adesso la squadra si è rimessa in carreggiata, anche può essere il gruppo che è più fiducioso dei propri mezzi, sindaco?
Sì, prima di entrare però a parlare del Tolfa, volevo fare i complimenti al campione intercontinentale Emiliano Marsili, mio carissimo amico che ho sentito un'ora fa, perché abbiamo veramente un grande boxer, abbiamo una grande persona e soprattutto abbiamo un protagonista qui a Civitavecchia a livello internazionale del mondo dello sport. Quindi un grande in bocca al lupo per il prossimo mondiale e soprattutto un grazie perché ci fa vivere delle serate veramente molto belle, appassionanti e soprattutto dà sempre il meglio di se stesso e in questo caso con una mano sola perché ha combattuto tutto il match con il sinistro dolorante, quindi grande cosa. Detto questo, chiaramente parliamo del Tolfa, sì, credo che tu hai colto un po' quello che è stata la storia del Tolfa in questi ultimi mesi, un cambio in termini generali, sia per quanto riguarda l'allenatore, sia per alcuni giocatori che hanno deciso di smettere con il calcio e che hanno dato ovviamente tanto al calcio e soprattutto l'anno scorso hanno dimostrato grandissimo valore. Nella prima parte di stagione è chiaro che questo cambiamento può aver comportato ovviamente una situazione di, non dico di difficoltà, ma una situazione di amalgama e soprattutto di creare un gioco, un metodo comunque con cui affrontare le partite, anche se poi dobbiamo dire che soprattutto nelle prime partite non è mancato il gioco, è mancato magari il risultato, qualche piccolo errore, qualche situazione che poteva andare, come accade spesso nello sport, in maniera diversa. Poi mano a mano, secondo me, con grande sforzo di gruppo, come sempre il Tolfa, in questo credo che sia veramente un esempio della nostra regione, è riuscita a trovare l'amalgama, è riuscita a trovare l'equilibrio e soprattutto la concentrazione e la forza di volontà. Io ho visto poco quest'anno, quindi non posso giudicare in termini assoluti quello che è successo, però una cosa bella che ho visto in alcune circostanze è che nonostante magari alcune sconfitte, il gruppo era coeso e soprattutto i tifosi hanno sempre applaudito la nostra squadra e questo credo che sia veramente il modello Tolfa, che nonostante ecco qualche cambiamento e qualche difficoltà iniziale, perché poi è chiaro che ci sono valori molto alti in eccellenza, quindi è anche normale avere un momento di difficoltà, ha saputo invece reagire ed oggi è di nuovo protagonista e soprattutto gioca alla pari con tutte le squadre dell'eccellenza. Intanto andiamo un attimo in redazione, a vedere Alessandro, Matteo, Simone, che cosa stanno facendo anche per darci degli aggiornamenti. Dovrebbe essere iniziato infatti il posticipo. Intanto vedo che è arrivata anche Marta con noi, Luca. Vedo è arrivata Marta, beata tra gli uomini. Sì, assolutamente. Buonasera Luca, buonasera a tutti. Immagino farà il tifo per la Roma, visto la sua fede. No, guarda, siccome ci stanno già Simone e Matteo che tifano Roma, allora io mi schiero con Ferri questa sera. Ecco, ho capito. È iniziata la partita, Alessandro? Sì, è iniziata la partita e niente, insomma, siamo qui 0-0, una grande occasione subito dopo due minuti per la Roma, però era veramente una bella parata di Donnarumma, ha iniziato subito bene la Roma, adesso sta attaccando un po' il Milan, però non la vediamo bene, insomma, dalle mie parti. Perfetto, allora noi adesso andiamo in pubblicità, poi andiamo di là a parlare anche un po' di Allumiere, a sentire anche un po' di commenti dell'eccellenza da parte di Sgamma e Secondino, ma prima la pubblicità. Allora torniamo in diretta, avete visto il jingle di Buone Feste realizzato dal nostro Riccardo De Paola. Andiamo di là, volevo parlare appunto con il tecnico della Lumiere Secondino di questa situazione riguardo agli allenatori nei campionati dilettanti, perché non solo in Serie A diciamo ci sono presidenti come Zamparini, ma anche nei campioni dilettanti. Voi vi sentite a volte un po' così in mezzo a un mare in tempesta? Alla fine tante volte capita di vedere questi cambi repentini, a volte come nel caso molto spesso degli allenatori del nostro comprensore, neanche troppo legati ai risultati quanto a motivi tattici, possiamo dire così. Beh, secondo me mandare via, intanto buonasera, comunque mandare via un allenatore, ci stanno tante sfaccettature oppure tante problematiche all'interno della società, noi dall'esterno ecco, non sappiamo, quindi
un allenatore come Castagnari oppure come Caputo, adesso per l'intera città sono punti di riferimento, specialmente per Caputo, che comunque era tornato con la sua professionalità, poteva dare tanto alla città di Civitavecchia. Comunque è difficile per noi sostenere, ecco, alcuni ritmi, alcune pressioni, non riguarda me, ecco, perché milito in una categoria molto inferiore come la prima e pressioni ce ne stanno di meno, insomma. Poi secondo me, io tiro l'acqua al mio mulino, l'allenatore non è sempre una cosa giusta mandarlo via, insomma. Ecco, abbiamo accanto a lei appunto un dirigente della Lumiere. La Lumiere, qual è l'obiettivo della Lumiere nel medio periodo? Qual è la categoria in cui vorrebbe stabilmente stare la Lumiere? Parlo con Scam, eh? Buonasera. Buonasera. Io credo che la storia della nostra società ci porta indubbiamente a pensare che questa è una società che possa tranquillamente fare la promozione. Noi quest'anno, appena avevamo fatto il progetto, diciamo così, con Fabio, avevamo detto di fare un anno di transizione, nel senso che essendo un allenatore giovane doveva lavorare tranquillo e porre le basi per il futuro. Quindi il nostro obiettivo è sicuramente quello della promozione, perché è la storia della società che ci porta indubbiamente a pensare e a sognare una piazza importante come Lumiere al campionato di promozione. Quindi nessun cambio di tecnico? Assolutamente no, assolutamente no. Perfetto. Allora, torniamo a parlare di eccellenza. Abbiamo un'intervista al tecnico della compagnia portuale Massimo Castagnari al termine di questa gara che si è giocata allo Stadio Fattore. Allora, andiamo a sentire Massimo Castagnari. La prestazione sicuramente c'è stata da parte della squadra, sempre nel momento in cui sembra che dobbiamo fare un salto di qualità poi prendiamo gol abbastanza banali, anche sicuramente di bravura in un avversario che davanti, quando c'è parecchia fisicità, noi andiamo in difficoltà, e nonostante 10 abbiamo ridotto fino in fondo, potevamo fare un qualcosina in più, però sicuramente in questo momento le cose non girano nel modo giusto, anche perché, con tutto rispetto per la Dispoli, che sicuramente è un'ottima squadra, gira palla, ma alla fine prendiamo gol in modo banale. Anche perché io dico che se il calcio è fatto di rilanci lunghi, dall'altra parte fanno bene, da parte nostra facciamo un po' meno. Sicuramente, ecco, siamo un po' all'osso, ci manca un po' di fisicità lì davanti, che speriamo di recuperare presto. Io dico che ci stanno tutti gli atteggiamenti giusti per uscire da questo momento che dobbiamo chiudere, perché una vittoria ci ha ridato entusiasmo. Oggi, nonostante l'avversario di turno, che può essere la Dispoli o altro, dovevamo portare a casa un qualcosa, non ci siamo riusciti e sicuramente abbiamo finito anche in 10 in modo un po' banale, un primo fallo che sicuramente un po' troppo severa l'espulsione. Sicuramente la classifica non era bella ieri, non è che è peggio oggi. Io dico molte volte che con i 3 punti basta poco per risalire, però una squadra che vuole fare qualcosa di importante, se non erro in casa la CPC ultimamente sta prendendo pochi punti. Le prestazioni ci sono, molte volte ci sono errori individuali, molte volte ce la prendiamo con l'arbitro, però vuoi che gira, che rigira, la CPC deve far diventare, come stava l'altro anno, il Fortino campo fattori, perché poi nel giro di ritorno andare a prendere punti fuori casa è sempre più difficile. Ecco mister, come diceva lei, c'è rammarico anche perché per esempio nel primo tempo, a parte il gol di Toscano, non è che poi la Dispoli vi abbia poi impensierito così tanto, anche voi avete avuto un paio di occasioni, vi siete fatti vedere. Ma io dico, se andiamo ad analizzare le occasioni, io penso che noi abbiamo creato quel qualcosa in più. Loro hanno finalizzato al massimo quello che praticamente hanno creato, ci abbiamo messo un po' del nostro, però se io vado a vedere quante volte siamo arrivati sul fondo e l'abbiamo messa lì dentro per chiudere o per riprendere il risultato, l'abbiamo fatto più volte. Come ho detto, in questo momento ci manca un qualcuno che ci tira un po' fuori le castagne dal fuoco, no? Gli altri lo stanno facendo bene, noi speriamo presto di rifarlo e di ritrovare un po' di convinzione, un po' di risultati che forse è quello nella continuità in cui stiamo un pochettino peccando.
Questo è quello che ha detto il tecnico Castagnari, un tecnico molto diciamo deciso. Questa volta probabilmente è stata una delle prime volte che ha criticato proprio la squadra, ha detto facciamo un po' pena su certi gol che prendiamo. In altre occasioni invece ha detto la colpa è mia perché mi prendo completamente responsabilità. Alessio Vallerga, la nostra regia, il rapporto tra la squadra e Castagnari, hai percepito qualcosa? Comunque una presa di posizione nell'ultima intervista, quella che abbiamo sentito, comunque abbastanza decisa nei confronti della squadra. Ma una presa di posizione che ci sta, anche perché l'allenatore comunque detta in qualche modo le sue regole, il suo credo, e poi la squadra deve seguirlo. Io non credo che la squadra non lo segua. Si tratta più di errori individuali, il caso di ieri è abbastanza eloquente, perché poi la squadra quando ha applicato il piano di gioco comunque i risultati si sono visti, perché ha pareggiato, poi ha accorciato le distanze. E questo è un dato che hanno confermato tutti, è sotto gli occhi di tutti, e credo lo possa fare tranquillamente anche Scilipoti, cioè la compagnia portuale è questa, nel senso che se ci fosse stata la possibilità probabilmente si sarebbe investito di più sul mercato, cosa che non è possibile per ragioni evidenti di costi, e quindi è una squadra un po' incompleta, e quindi questo costringe l'allenatore a un po' barcamenarsi con quello che c'è. Mettiamoci anche le assenze, perché Sacripanti che ha patito la febbre anche questa settimana stava un po' così, Federico Ponzio fino adesso è stato di fatto un oggetto misterioso, un po' per fare un parallelo come l'è stato Garat per il Civitavecchia, un giocatore che dapprima si è sposato, poi è rientrato, un infortunio, di fatto non ha mai giocato ed era uno dei perni su cui la compagnia di quest'anno si sarebbe dovuta poggiare. Quindi ci sono anche delle attenuanti piuttosto importanti. Io credo che con un Ponzio in piena forma, un Blasi più che in arrivo, già bello che è arrivato, perché domenica era in tribuna a vedere la partita, adesso magari Scilipoti non lo confermerà, ma credo si stia già anche allenando con i rossi, quindi questo è un acquisto che possiamo di fatto dare per fatto, per scontato, per acquisito. E poi forse manca un under, certo andare a prendere un under classe 98 in un periodo come quello del mercato di gennaio, io trovo che questa sia un'impresa molto 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 difficile. Patrizio, sorridevi alle parole d'Alessio, allora si può dare quasi per certo l'arrivo, diciamo, di un professionista alla compagnia portuale? Ma con tutta sincerità vi dico che comunque Manuele è prima di tutto un amico, un ragazzo che ci sta aiutando per quanto riguarda la scuola calcio. La nostra scuola calcio infatti si chiama Compagnia Portuale Civitavecchia, scuola calcio Emanuele Blasi, e questa è la cosa che a noi ci inorgoglisce di più, perché comunque collaborare con un professionista qual è Emanuele ci dà quella spinta in più per far sì che poi dopo i bambini prima diventino uomini e poi dopo diventino giocatori. E questo Patrizio Presutti lo fa alla perfezione insieme ai suoi collaboratori. Detto questo, Manuele ha fatto l'ennesimo campionato in India dopo l'anno scorso, quindi il 31 dicembre gli scadrà il contratto. Adesso è anche infortunato perché ha uno stiramento alla coscia sinistra, se non sbaglio, e ci ha dato disponibilità, non ancora ovviamente firmato perché non può per motivi contrattuali, per motivi di federazione, e ha detto che comunque potrebbe essere dalla nostra. Detto questo, stiamo in contatto, ci vediamo spesso, ieri è venuto a vedere la partita. Qual è il compito e la mano che ci potrebbe dare Emanuele? Questo è sia a livello tecnico che a livello morale, perché a livello tecnico,
parlo di una cosa stupida, ma a livello morale anche, perché comunque lui è un caratteriale, uno che ci mette tutto e che magari può essere da esempio per i più giovani e da spinta per i più grandi. Introduciamo il discorso del derby che ci sarà a Tolfa CPC. Sindaco Landi, si sente più il derby con la Civitavecchia o più il derby con la CPC a Tolfa? Ma tanto non ero d'accordo con Alessio Allerga quando diceva che la partita vera è quella di domenica. No, in un campionato di eccellenza tutte le partite sono vere, i punti si fanno in tutte le partite, non si aspettano i derby per fare i punti oppure per giocarsi la vita nel derby. Tra l'altro bisogna fare anche un'analisi di come sta cambiando il campionato di eccellenza, nel senso che noi abbiamo una rappresentanza territoriale molto forte, perché quattro squadre che stanno più o meno sullo stesso territorio, la Dispoli, Civitavecchia, Compagnia e Tolfa, più il Fiumicino che è lontano, ma insomma comunque fa parte di questo litorale, non c'è più il discorso viterbese. Qualche anno fa in eccellenza c'erano molte squadre viterbese, ormai tranne le squadre romane c'è la Sabina, credo, e l'Acqua Pendente, quindi, e tra l'altro stanno anche in difficoltà, stanno sul fondo della classifica, quindi è importante capire e pensare che il nostro territorio in questa fase ha sicuramente una rappresentanza e comunque una competitività molto 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 importante, e soprattutto ecco, ha fatto crescere delle società sul territorio che sono le società che oggi giocano un ruolo importante. Sentiamo il derby in termini così di momento, di possibilità di misurarci con persone che conosciamo, persone che fanno parte ovviamente della nostra comunità, che in qualche modo condividono con noi tanti momenti della nostra vita, quindi da un punto di vista diciamo emotivo è bello, perché ovviamente poi la competizione quando è diretta è ancora più bella. Da un punto di vista poi generale, secondo me è sempre meglio andare a vincere a Roma o da altre parti e poi pensare a quello che viene quando ci scontriamo col Civitavecchia e alla Compagnia. Non ho diciamo preferenze in termini di antipatia o simpatia. Dico che la Compagnia Portuale ha fatto un percorso molto simile a quello del Tolfa, cioè un percorso fatto di una razionalità, di una crescita misurata, costante, fino ad arrivare a giocare in eccellenza, quindi a livelli abbastanza alti. Civitavecchia viene da un'altra storia, sicuramente molto rispettabile, però come diceva Patrizio, noi avremmo preferito un Civitavecchia che facesse delle categorie superiori, perché anche qui poi è vero che uno patteggia o per una squadra o per un'altra, però vuole che magari le squadre del territorio possano veramente misurarsi a livelli più alti e anche a livelli di professionismo, quindi il Civitavecchia sicuramente sarebbe molto più, come si può dire, bello vederlo proprio in categorie più alte. Detto questo, chiaramente massimo rispetto per tutti, domenica sarà sicuramente un momento di grande aggregazione sociale e sarà soprattutto, ecco, si rinnova una sfida che c'era stata già in promozione con la Compagnia Portuale e che ci vede ovviamente amici ma competitori nel caso di domenica, perché poi in fondo con gli amici sia dirigenti che giocatori della Compagnia Portuale ci sono rapporti molto stretti e veramente di grande amicizia. Ecco, io andrei un attimo da Sgamma di là nello studio 2 della Lumiere, perché si parla di derby, ma immagino magari il sogno della Lumiere è fare un derby proprio con il Tolfa, no? Magari, però attualmente è molto difficile, vedendo quello che sta facendo il Tolfa e quello che ha fatto, perché questi 3 anni con la guida di Giorgio Franchi, che saluto, il Tolfa ha fatto veramente cose eccezionali, ha valorizzato i giovani, è partita da una promozione, l'ha vinta, lo scorso anno è stata protagonista del campionato di eccellenza, una delle protagoniste, che comunque se si vanno a vedere i budget di alcune società tipo il Cregas, il Civitavecchia, l'Atletico, il Tolfa, penso di poter dire che forse spende... Sarà difficile, ma mai disperare. Tra l'altro Tolfa e Lumiere collaborano anche per il settore giovanile, quindi diciamo c'è anche una collaborazione, no, che è nata dal Tolfa Lumiere, che
per diversi anni ha collaborato e ha dato vita anche a diversi giocatori che adesso giocano nel comprensorio. Sì, sì, c'è questa collaborazione, sono una società diversa dalla nostra e diversa dal Tolfa, però sì, lavorano con il settore giovanile, sfruttano entrambi i campi, sia il nostro che quello del Tolfa, è bello vedere i giovani e giocare a calcio e noi anzi, voglio ringraziare il presidente Simone Griego che quest'anno lavorando insieme siamo riusciti ad Alumiere a tornare a fare la scuola calcio, erano anni che ad Alumiere non c'era più una scuola calcio, quindi noi avevamo trovato una società un po' messa così e oggi possiamo dire che abbiamo risanato questa società, riportato i bimbi, piccoli amici e primi calci al campo sportivo e noi insomma siamo veramente felici e cerchiamo di imitare il Tolfa, vedo che il sindaco amico Gigi Landi sorride, comunque per noi è veramente una cosa, un esempio da seguire il Tolfa calcio. Invece chiedo a Secondino, nel campionato di prima categoria sono diversi i derby interni al vostro campionato, partendo proprio dalla Santa Marinella, intanto vediamo sul nostro touch del tabellino dell'undicesima giornata di questo campionato, dal Santa Marinella alla San Pio fino alla CSL, tra l'altro abbiamo visto l'ultimo derby che c'è stato con la CSL che è stato veramente l'insegna dell'amicizia più che della rivalità. Qual è il derby più sentito a Lumiere in questo campionato? Beh, per noi tutte le giornate, tutte le partite sono derby, perché comunque è sentito con Santa Mariella, è sentito con la CSL, è sentito con la San Pio, quindi il vero derby, come diceva Giovanni, è sarebbe bello farlo con il Tolfa, sicuramente in categoria dove sta adesso il Tolfa, non la nostra, quindi sicuramente, però Santa Marinella, San Pio e CSL secondo me sono allo stesso livello, diciamo, di attenzione e di, diciamo, sentita, insomma. Tra l'altro proprio alla Lumiere, diciamo, dai fasti del nonno è arrivato il portiere Superchi della CPC che bene ha parato durante il derby col Civitavecchia, ma questa partita col Tolfa è una partita da vincere anche per quanto riguarda la classifica, Patrizio? Beh, certamente, come diceva il sindaco prima, il nostro rispetto per il Tolfa va oltre il campo, perché il Tolfa prima di tutto è una grande società, una società seria, una società che non sperpera denaro, non promette grandi compensi, fa cose semplici, oneste e poi i risultati danno ragione proprio a coloro che si impegnano e che fanno calcio puramente ed esclusivamente per il puro gusto, Luca! Per il puro gusto di farlo. Luca, mi chiede la linea Alessandro Ferri, lo vedo entusiasta, questo mi dispiace, mi preoccupa. Alessandro. Calcio di rigore per il Milan, sta battendo Niang. Allora, sentiamo, lo commentiamo in diretta, ma Niang, rincorsa corta, parato, ha parato Szczęsny. E vai, Niang titolare al Fantacalcio, prende uno anche questa domenica. Sì, dopo quella scorsa contro il Crotone in cui ha sbagliato il rigore. Bravissimo Niang, ottimo così. E vabbè, è andata così, diciamo, per quanto riguarda questo calcio di rigore. Vedo Patrizio Ciripoti, stranamente dispiaciuto. Alessio Vallerga. Rigore netto comunque, adesso, visto che, come dire, non possiamo esimerci dal fare i giornalisti anche quando un po', come dire, certi colori di certe maglie ci attirano, però bisogna dirlo molto serenamente. Szczęsny è andato dritto sull'uomo in ritardo e quindi, anzi, Mazzolini non ha preso provvedimenti, ma ci poteva stare anche il giallo. Comunque calcio di rigore veramente netto. E quindi rigore parato per quanto riguarda Roma. Patrizio, ho visto un disappunto sul rigore sbagliato del Milan. Mi dispiace. Mi dispiace, un tifoso del Milan. No. Io come Allegri, un pareggio. Sì, tipo un pareggio. Un Juventino doc, come Patrizio Scivipoti, naturalmente, sperando il pareggio, magari con espulsioni. Dicevo del Tolfa, e poi in campo è chiaro che ognuno punta alla vittoria. Se alla fine del campionato avessimo compagnie Tolfa salve, sarebbe insomma una festa per tutte e due le società, ecco, anche perché comunque
diciamo che come politica societaria siamo molto vicini. Allora io ringrazio Patrizio Scilipoti di essere stato con noi questa sera al 91esimo minuto. Grazie Patrizio. Grazie a voi per l'invito. Noi adesso andiamo in pubblicità, tra poco arriva ai nostri studi Marta Di Pietrantonio. Ma adesso la pubblicità. Eccoci tornati in diretta nei nostri studi Marta Di Pietrantonio. Ciao Marta, ben trovata. Ciao Luca, buonasera a tutti. Marta non la vedevamo dal pre-derby e la rivediamo la settimana dopo il derby, dopo questa bella vittoria della Lazio a Genova che diciamo un po' cancella questo derby sfortunato. Cancella no, però è stata una buona reazione perché in genere la Lazio dopo la sconfitta al derby non è che rispondeva sempre presente, invece abbiamo preso 3 punti ottimi al Marassi, speriamo di continuare insomma bene. Tra l'altro, anche perché la Lazio ha perso, posso ricordarlo, solo 3 partite, quindi con Milan, Juve e Roma che in teoria sono le squadre favorite per questo campionato. È vero, ma intanto volevo andare un attimo a vedere se Alessandro Ferri si era ripreso dal rigore sbagliato da Niang, una doppia ferita sia per il suo Milan che per il suo fantacalcio. Alessandro, ci sei? Ecco, Alessandro addirittura l'ha abbandonato tutto. No, Luca, stavamo sentendo le conversazioni tra Matteo e Simone, perché parlano di fantacalcio, era qui, e mi avevano isolato, quindi stavo qui triste. No, io volevo un attimo parlare con Simone Dell'Uomo, ecco. Che rispetto a Matteo è più equilibrato nel commento di questa gara. Chi sta giocando meglio, Simone? Il Milan, nettamente il Milan, però riesce a fare quello che gli riesce meglio, insomma, perché riparte con organizzazione e mette in difficoltà una Roma che al momento riesce a fatica a costruire il gioco. Ecco, Matteo invece da giocatore di calcio a 5, diciamo, dove passa il microfono a Matteo. Da giocatore di calcio a 5 è un parolone, secondo me. Sì, un po' azzardato, insomma. Da giocatore di calcio a 5, Matteo, come dove sta perdendo, diciamo, il gioco la Roma? Ma guarda Luca, io credo che la Roma, per quanto riguarda la fase offensiva, un po' ricorda anche le manovre del calcio a 5, certo con le dovute proporzioni, però ci sono le azioni di prima in velocità che molto spesso si vedono, poi certo sono due sport completamente differenti per certi aspetti, però ricordiamo che anche lo stesso Sarri, allenatore del Napoli, ha dichiarato che alcuni meccanismi difensivi ha preso spunto dal calcio a 5. Tornerò da voi anche per commentare il momento no del Tottenham insieme a Simone Dell'Uomo, ma prima parliamo un attimo da Lumiere con Marta Di Pietrantonio, che sempre appunto ci sottolinea che non parliamo da Lumiere, invece abbiamo due esponenti della Lumiere, giusto Marta? Finalmente. Vedo che però sono state subito pareggiate le cose portando il sindaco Landi. Certo, abbiamo 2-1. No, ecco, parliamo un attimo della Lumiere, abbiamo parlato prima con Sgamma, dice un campionato di transizione, attualmente a metà classifica la Lumiere, dove diciamo il campionato che volevate fare o manca qualche punto secondino? Beh, sicuramente abbiamo fatto un inizio non felice perché abbiamo perso dei punti in casa che per noi sono fondamentali nel proseguo del campionato, perché non costruendo una squadra per vincere il campionato, perlomeno in casa tra virgolette c'è l'obbligo di portare a casa i 3 punti. E poi ecco, abbiamo fatto un bel pareggio in casa col Santa Maniella, squadra quotata per vincere il campionato. La stessa CSL, abbiamo fatto una gran partita con una gran vittoria, con 2 rigori sbagliati. Ieri abbiamo pareggiato con la prima classifica 1-1 dopo tanti problemucci, diciamo, a livello di stiamo riuscendo a fare quello che il presidente e il direttore sportivo ci ha chiesto all'inizio dell'anno. Ecco, dal campionato di promozione a quello di prima categoria c'è tanta differenza, mister? Beh, diciamo che con l'obbligo dei fuori quota per la promozione, diciamo, trovare 98-99 diciamo buoni
è un po' difficile per noi, perché comunque il nostro fuori quota è fino al 93, è un po' più facile, diciamo che comunque secondo me attualmente un campionato di prima è molto più difficile di un campionato di promozione. Tanto per quanto riguarda la promozione, diamo la notizia, naturalmente ieri c'è stata la vittoria del Santa Severa contro una formazione molto difficile come quella della Polisportiva Monti Cimini, e poi anche altre gare che riguardano il nostro comprensorio con la Corneto, che è andata a pareggiare all'ultimo secondo, anche se si ritrova ancora al penultimo posto in classifica. Allora, torniamo a parlare un attimo con Luigi Landi. Per quanto riguarda, prima abbiamo avuto due settimane fa ospite Patrizio Carraffa, che ha parlato di una possibile sinergia per quanto riguarda il gruppo ciclistico di Torfa e di Civitavecchia. Vede collaborazione invece a livello di società sportive calcistiche, a livello di comprensorio, oppure no? Magari a livello di settore giovanile, abbiamo sentito quello con Torfa Lumiere che ha dato vita a ottimi risultati. Sarebbe possibile secondo lei una magari una collaborazione a livello di settore giovanile comprensoriale? A livello calcistico, no, calcistico non lo so, è complessa come situazione, si può ragionare, si può sicuramente fare qualcosa. Adesso in termini così specifici non saprei rispondere, perché ovviamente mantenere le prime squadre significa comunque avere dei settori giovanili che in qualche modo alimentano queste prime squadre. Come diceva qualcuno oggi, eccellenza e promozione possono essere fatte se uno ha ovviamente i fuori quota che sono anche di un certo livello, altrimenti diventa molto difficile. Quindi si può ragionare su come costruire, secondo me, delle scuole intelligenti e capaci di sfornare dei calciatori, io dico professionisti, però dei calciatori che sappiano poi dare il meglio di loro a certi livelli, ma soprattutto creare una cultura, una scuola. Lo dicevo prima, se il territorio oggi ha quattro squadre che comunque militano in eccellenza, ricordavate il Santa Sera, perché io sono tifoso del Santa Sera, Tolfa ha una parte a mare che è proprio Santa Severa, e io ho visto negli anni passati parecchie partite, e è un ulteriore valore aggiunto per tutto il territorio. È chiaro che si può fare qualcosa, per esempio l'esempio della CM Torfa Lumiere che facemmo 10 anni fa con Ezio Tidei è un esempio e un modello che è diventato poi un percorso che ha visto dei risultati molto molto importanti. Aggiungo anche che quest'anno per esempio noi abbiamo una Juniores molto forte che è prima in classifica e che sta disputando un campionato di vertice. È chiaro, noi dobbiamo ragionare, Patrizio Carraffa in quell'occasione parlava di ciclismo e sono pienamente d'accordo, dobbiamo ragionare con una capacità nostra di mettere a posto le cose. Io non dico che si possa diventare un unicum indistinto, perché poi il calcio fa parte delle proprie storie, poi il calcio alimenta quella competizione ma anche quel piccolo campanilismo e quello sfottò che fa piacere, però creare un metodo per cui tutti possano crescere e tutti possano avere delle squadre che siano competitive, razionalizzando il più possibile e andando a pescare sui settori giovanili nostri. Cioè, l'unica critica che si può fare a qualche squadra, anche del territorio, è di non pescare sul settore giovanile nostro. Questa è la cosa più importante, perché noi dobbiamo far crescere i nostri giovani, che ce ne sono tanti e sono tutti competitivi. Dobbiamo creare una forma culturale per cui questo avvenga. A volte non avviene, dobbiamo riflettere e capire perché questo non avvenga. Dico un'ultima cosa sulla Lumiere, perché io più che un derby vedrei veramente anche lì una società unica con la Lumiere, ma non dico che non si possano fare più campionati, perché si possono fare pure più campionati, però mettere insieme con la Lumiere sì le risorse che abbiamo. Tra l'altro io sono uno di quelli che teorizza la fusione del comune, non neanche l'associazionismo dei servizi, fare un unico comune, perché avrebbe un valore strategico sicuramente molto alto e una potenzialità che potrebbe veramente competere in termini di territorio, credo a livelli nazionali, ma in termini poi anche di popolazione e di paesi veramente in maniera molto importante sul livello regionale. Marta, tu la vedresti, diciamo, una partita di una squadra, di un team unico comprensoriale che vede appunto tutto quanto il comprensorio a sostenere, oppure l'appartenenza al proprio paese comunque è una cosa differente? Secondo me il fatto di appartenere comunque alla propria squadra, la squadra al proprio paese, io sono un po' più per mantenere insomma divise queste cose, anche se, come dice il sindaco Landi, comunque creare alle basi però un qualcosa che
unifichi insomma il territorio e per far crescere insomma giovani insieme, insomma quello assolutamente sì, però poi andando avanti magari ognuno mantenere le proprie squadre. Tra l'altro alla Lumiere si dividono stavolta durante il Palio, quella diventa una vera e propria battaglia. Alla Lumiere noi siamo divisi in mille, siamo penso credo un popolo molto unito, poi a seconda delle situazioni, ecco un esempio tipico è il Palio che ci dividiamo nettamente in sei contrade, insomma per un mese abbondante. Infatti volevo chiedere a Secondino, c'è un rione, una contrada che spicca sugli altri all'interno della squadra? Ma io non entro in queste cose, perché i colori ci sta qualche colore che mi piace, però attualmente non voglio proprio schierarmi con nessuno, sennò domani penso che devo fare una rivalità interna. Quindi allora, Fabio, immagino che faccia giocare solo giocatori del ghetto. Alessio Vallerga sostiene, diciamo. Io non ho detto niente, poi. No, lo suppongo, però insomma, associando colori e altro, insomma, solo giocatori del ghetto possono vestire una maglia della Lumiere. No, fammi cose serie, stamattina cosa seria. Allora, tornando invece un attimo al discorso dell'eccellenza, in questa giornata particolare che stiamo seguendo questo big match tra Roma e Milan, non parliamo di fantacalcio, ma abbiamo dato i voti sia alla Compagnia Portuale che a Civitavecchia, e hanno dati sia Matteo Corona che Alessandro Ferri. Allora, andiamo a sentire i voti che sono stati dati in questa occasione a Civitavecchia Calcio da Alessandro Ferri e invece alla CPC da Matteo Corona. Andiamo a sentire le pagelle. Somma 5, incolpevole ma prende comunque 5 gol. Gravina 5,5, mezzo punto in meno per l'autorete che però arriva ormai a tempo scaduto e a sconfitta acquistata. Iacomelli 4,5, sbaglia tutto e concede il pallone a Nanni sul gol dell'1-0. Marino 5,5, mette grinta ma pochissima qualità a centrocampo. Treccarichi 5, immobile sul gol di Tornatore sulla seconda rete di Nanni. Scudieri 5, come il compagno di reparto, non offre una prova di livello. Tagliabue 4, un primo tempo pessimo per l'ala che viene sostituita da Caputo appena possibile. Peveri 5,5, entra al posto di Tagliabue, si comporta meglio ma commette tanti errori. Merino 5, inconsistente, tenta di emulare Luciani ma non ci riesce. Vegnaduzzo 6, non molla mai ma non viene servito da nessun compagno. Cerroni 6, gioca due partite in due giorni e nonostante tutto vola. Due gol annullati e tanti spunti. Laurato 4,5, gioco molto fine a se stesso per un giocatore che non concretizza mai ciò che produce a livello estetico. Chessa 5,5, il portiere non ha particolari colpe sui gol, ci mette una pezza quando può. Vincenzi 5,5, prova più di contenimento che di spinta offensiva, soffre le accelerazioni di Rocchi. Poggi 5,5, prima fa il terzino e poi il centrale grazie alla sua duttilità, poco incisivo. Bevilacqua 6, in una gara complicata prende in mano le chiavi del centrocampo. Decisivo sul primo gol, nel secondo tempo cerca sempre di lanciare i suoi compagni. Parla 5,5, cerca di contrastare sempre l'attacco avversario, tuttavia i rossoblù riescono a siglare 3 gol anche grazie a degli inserimenti. Caforio 7, ormai si merita l'appellativo di Bomber Caforio, il Sergio Ramos della CPC c'è sempre nei momenti di difficoltà, viene spostato centrale nella ripresa. Elisei 6, tanta corsa, impegno e sacrificio, ma poco incisivo. Luoso 6, è vero che non ha avuto occasioni concrete da gol, ma viene sempre incontro, cercando di fare sponde. Ruggero 6,5, il giocatore di maggior classe della Roia, gol di testa e nel primo tempo va vicino al gol che deve essere supportato di più. Franceschi 6, nel primo tempo, dopo un bel inserimento, non gli viene fischiato calcio di rigore, cala un po' nella ripresa. Giovani 6, gara di contenimento, viene espulso per un intervento sicuramente duro ma a centrocampo, scelta discutibile.
Di Gennaro 6. Entra con tanta grinta, servirebbe più pazienza in alcune circostanze. Comunque porta energia e dinamismo a centrocampo. Sagripanti 6. Gioca poco, entrando al posto di Vincenzi. Tuttavia non sfigura, mettendo un paio di palloni interessanti. Allora, Alessandro Ferri, che ha seguito il Civitavecchia Calcio, e il Civitavecchia Calcio che, diciamo, fiocca nei 4, 4 e mezzo. Alessandro, ora sei tu. Allora Luca, intanto una cosa, si è infortunato, mi sa, gravemente Bruno Perez, perché ha dovuto uscire portato via dalla barella, è entrato il Sharawi nella partita tra Roma e Milan. Luca, Tagliabue ha preso 4 perché Caputo cioè veramente ha alzato la voce con lui per 47-48 minuti di gara, poi l'ha sostituito appena ha potuto perché... Non ne ha azzeccata una, idem come Iacomelli, come Laurato. Lui, Matteo diceva, hai dato 4 e mezzo a Laurato, ma Laurato se salta 20 giocatori uno contro uno e poi sbaglia i passaggi in orizzontale a un metro, insomma, se poi perdi 5-1, quelli sono i voti. Però c'era Simone che voleva fare un appunto sulle pagelle della compagnia portuale. Tra l'altro ricordiamo Bruno Perez potrebbe essere il terzino infortunato grave della Roma, ricordiamo. Nonché giocatore che ho io al fantacalcio come Niang, insomma. Vabbè, classico. Abbandona il fantacalcio, Alessandro. Simone. Luca, io volevo fare i complimenti a Matteo Corona. Da qui si scorge la sua fede madridista. Ha dato un set a Caforio motivandolo il Sergio Ramos della CPC. Io veramente sono ormai... Ormai mi cascano le braccia. No, ecco, ma più che altro ho visto un 6 e mezzo, Matteo, se ce lo puoi commentare, se puoi dare il microfono. Un 6 e mezzo a Giovani, nonostante poi ha portato all'espulsione. Guarda Luca, sono testimoni qui i miei colleghi, perché mentre scorrevano le pagelle probabilmente ho sbagliato a scrivere. In realtà a Giovani ho dato 6 perché è subentrato nel primo tempo a Giambi. Ha giocato comunque una discreta partita, più pensava più a contenere perché comunque erano molti gli attacchi sulle fasce della Dispoli. Poi è stato espulso, sì, per un fallo che c'era, però era a centrocampo, rosso dietro un po' troppo, e poi alla fine comunque è pesato questo rosso, perché la CPC, ricordiamo, ha accorciato le distanze con Ruggero e alla fine poteva anche gestirla meglio, però comunque rimane il rammarico. E giustamente, come ha detto Castagnari, questo non è che sia un periodo dove le cose girino proprio al meglio, manca anche un po' di fortuna secondo me. Allora, noi andiamo adesso un attimo a salutare naturalmente gli esponenti della Lumiere che sono venuti, nostri gentili e graditi ospiti. Noi cercheremo di seguirlo sempre di più, la Lumiere. Tra l'altro, Sgamma, la Lumiere si sono giocate le prime gare di eccellenza, per sì. Un attimo siete stati al centro anche dell'eccellenza. Sì, sì, beh, abbiamo visto che è un campionato eccezionale. Io lo scorso anno ho seguito spesso e volentieri il Toffa, avevo già avuto modo di seguire questo campionato. Ci sono veramente dei giocatori che sanno fare calcio, è veramente... e questo è per questo che, se apro una piccola parentesi, voglio dire che sinceramente vedere il Civitavecchia, io ho avuto modo, perché oltre che le prime gare ha fatto anche 15 giorni di preparazione il Civitavecchia, su vedere una rosa allestita seriamente in tutti i reparti coperti. E veramente non riesco a capire come purtroppo faccia fatica ad essere in testa alla classifica, anche perché Civitavecchia Calcio secondo me merita di più, sia a livello di classifica che anche a livello come città. La città di Civitavecchia è una piazza importante a livello calcistico, e vedere così una squadra che annaspa un pochetto, da sportivo, anche se all'umeriasco, rimango molto molto male. Allora, io ringrazio Sgamma di essere stato con noi. Un'ultima domanda per Secondino: questo fatto di non avere i guardalini in prima categoria un po' snatura il gioco? Snatura sì, però gli arbitri sono come gli allenatori e come i portieri, sbagliano, appena sbagliano purtroppo la pagano, e noi dobbiamo essere bravi ad aiutarli ogni domenica che vengono al campo a arbitrare, insomma. Allora, un ringraziamento e un saluto anche a Secondino, grazie di essere stati con noi. Grazie a voi per l'invito, buonasera. Buonasera, grazie. Allora, e noi adesso invece andiamo a parlare un attimo con Marta di questa Lazio. Abbiamo visto questa vittoria con la Samp. Ci pensi ogni tanto che con Bielsa potrebbe essere una stagione completamente differente?
No, non ci penso perché non ho mai creduto proprio nell'arrivo di Bielsa. È loco. È loco, sì, che infatti si vociferava, dice è pazzo, ma mica è scemo che viene insomma alla corte di Lotito. E una Lazio che ha fatto una buona partita e che come al solito nel momento in cui un Felipe Anderson o un Keita riescono a fare bene il loro lavoro, in questo caso Felipe Anderson perché ha fatto i due assist per i due gol, la Lazio va. Nel momento in cui loro spingono meno, la Lazio ha grosse difficoltà. Allora grazie Marta, ci rivediamo lunedì prossimo. Allora, speriamo con buone notizie. Speriamo con buone notizie sicuramente. E invece una domanda del sindaco Landi, ma la fede calcistica ci dicono essere per la Fiorentina, giusto? Sì, sì, ho questa malattia fin da bambino, quindi la porto avanti con molta perseveranza. Sì, sono tifosissimo della Fiorentina, insomma, quindi credo che abbiamo pure vinto stasera, non ho notizie, insomma, ho lasciato vinto col Sassuolo, che comunque vinceva 2-0, però è una squadra particolare. 2-1 col Sassuolo. Tra l'altro in molti dicono, che visto che il sindaco Landi ha degli elettori che sono per la maggior parte metà romanisti, un'altra parte razziali, un'altra parte juventini e interisti, ha voluto tifare la Fiorentina per cercare, no, di essere solo dalle parti. Non è una ragione elettorale che l'ha spinta ad essere tifoso della Fiorentina? No, in questo caso no, nel senso che da bambino ho cominciato a tifare Fiorentina e ho continuato a tifare Fiorentina, anzi. Roma e Lazio comunque le sostengo laddove non c'è la Fiorentina, la Juve un po' meno, quindi magari da questo punto di vista il mio consenso elettorale, visti i tanti tifosi della Juve, insomma, potrebbe scemare e scendere, sì, risentirne, perché ovviamente sono tanti tifosi della Juve e juventini, però non hanno bisogno del tifo del sindaco perché la Juve vince sempre, quindi può fare a meno anche di un tifoso. Allora, ricordiamo che però Marta Di Pierantonio ha già detto che la Juve quest'anno non vincerà lo scudetto, giusto? Lo confermi, Marta? Io così continuo a pensarla così, anche per dare insomma un tono diverso a questo campionato. Dopo 5 campionati sarebbe pure ora, insomma. Allora, ringrazio il sindaco Landi di essere stato con noi questa sera. Grazie sindaco. Grazie a voi. E adesso io invece vorrei andare da Alessio Vallerga, che non so da che parte dei nostri studi è, perché prima era in redazione, poi si è spostato anche in regia. Vediamo se riusciamo a recuperare Alessio Vallerga. Eccolo Alessio, ciao Alessio. Rieccomi, dopo aver un po' gironzolato sono tornato in regia. Perfetto, allora Alessio, un commento di questo primo tempo. Ma bisogna dar ragione a Simone, credo, che ha detto che sta giocando meglio il Milan, è vero, è così. L'unica vera azione, ecco, pericolosa, o meglio, due azioni pericolose, quella del calcio di rigore e poi un diagonale di Dzeko fuori veramente di un soffio. Adesso l'infortunio è Bruno Perez, è entrato Esciaraui, quindi Spalletti costretto un po' a cambiare uomini e forse anche assetto tattico, perché ha messo Esciaraui a sinistra e ha spostato Perotti a destra. Insomma, per la Roma appunto un nuovo assetto. E Montella probabilmente starà tirando le orecchie a Niang per aver sbagliato il rigore, che poteva essere veramente una buona occasione per mettere la partita sui binari preferiti dei rossoneri. Grazie Alessio, andiamo di là nella curva dei tifosi, dove c'è appunto dove ci sono sia Matteo, Alessandro e Simone. Eccoli qua, è finito questo primo tempo, Alessandro? Sì, finito, adesso si aspetta insomma tante idee, probabilmente Montella proverà a mettere Bacca in corso d'opera nel secondo tempo, c'è Bonaventura che non è al meglio ma potrebbe entrare, dall'altra parte c'è, diciamo che la Roma non sta facendo una gara ordinaria, sta giocando Luca tra l'altro con un 3-3-3-1 che è tipo quello che faceva Insogna a Civitavecchia. Così, ecco. Io l'ho visto fare solo il Bayern Monaco al Civitavecchia d'Insogna, oggi anche la Roma lo sta facendo insomma. Allora, l'ultima, l'avevamo promesso una battuta, Simone, su questo momento del Tottenham. Purtroppo è un momento molto delicato, perché le promesse sembrano che al momento non siano mantenute e purtroppo il prossimo anno non giocheremo la Champions League. Matteo sorride. Matteo, non eri convinto delle potenzialità del Tottenham di Simone? Oh. Luca, innanzitutto volevo ricordare che oggi il giocatore più forte al mondo ha vinto il suo quarto pallone d'oro. E Harry Kane, non so, no, a parte gli scherzi, Manchester ieri ha vinto sul Tottenham, si sta riprendendo.
e il Tottenham che non riesce a ingranare. Quando conta non c'è mai, come l'anno scorso. Vediamo, dai, tra l'altro, Luca, come mi ha detto Matteo, Simone ha già vinto il fantacalcio, quindi va più che bene così, insomma, non è che c'è bisogno di consolarsi col Tottenham, no? Allora, io vado di là a dividere sia Matteo che Simone e Alessandro, che ringrazio di essere stati con noi questa sera, davvero molto simpatici nel commentare e nel tenerci aggiornati sulla partita Roma-Milan. Grazie Alessandro. Grazie a voi Luca, grazie a tutti. E poi veramente vorrei ringraziare la nostra parte tecnica, avete visto davvero quanti eravamo questa sera, abbiamo fatto davvero uno sforzo immenso grazie alla nostra parte tecnica, tra poco la vedremo in regia da Riccardo De Paola, Aldo Schifano e poi tutti coloro che lavorano sin dalle prime ore del mattino, sono 12 ore che siamo in diretta e quindi davvero uno sforzo per cercare di portare il calcio del comprensorio alla ribalta. Ringrazio Giola, ringrazio la nostra Marta Di Pierantonio, grazie naturalmente ai nostri telespettatori che ci seguono. Noi siamo qui perché loro sono lì. Grazie a tutti.